Autostrada, da lontano ti vedrò, ecco la luci di San Luca, entrando dentro il centro l'auto si rovina un po', Bologna, ogni strada c'è una buca. Ma come fai a mantenerti così bene? Io non bevo, sono astemico, poi non fumo. E poi lavoro molto, in sostanza, sono musicista, canto, scrivo, faccio le regie teatrali, mi interesso di cinema. Già da ragazzo avevi questo interesse? Sì, quando ero ancora al liceo mi capitò l'opportunità appunto di andare a suonare in un'orchestra molto importante per i tempi, che era la seconda Roma New Orleans Jazz Band, per cui a 15 anni andai a Roma, a vivere a Roma in pratica. E poi ho sempre girato molto. Devo dire che lavoro molto bene a Bologna, che è considerata la città della musica. Come mai è considerata la città della musica? Perché? Ma tutti i grossi produttori stanno qua, io, Carboni, Morandi, Vasco Rossi, Zucchero, Guccini, gli Stadio, Samuele Bersani, Biagio Antonacci, che si è trasferito qua. Cioè è una specie di corte medicea della musica di un certo tipo. Mi reputi un uomo fortunato, sì. Ma mi reputo fortunato in generale io, anzi, mi reputo molto fortunato perché non ho mai avuto un'applicazione determinata e specifica per ogni cosa che faccio. Se ogni cosa che faccio ci metto dentro tutto quello che so, che vedo, che sento. Per esempio la noia non la conosco. Senti, questa è la tua scrivania? È la scrivania di lavoro, cioè dove in effetti scrivo, leggo, questo è il mio computer, si chiama Dante, non la marca, lui è chiamato così. E poi hai fotografie naturalmente delle persone che sono più care. Questo è Roberto Roversi. Con lui imparai a fare i testi, imparai a vivere. Questa è la fotografia di cambio di Attenti al Lupo, ci sono io, mia madre. Questo eri tu da bambino? Sì, non fare dei commenti sarcastici. No, assolutamente. Sono proprio carino. Sei molto cambiato, insomma. Beh, vorrei vedere te a 14, a 13 anni. Però sono orgoglioso di com'ero, come sono orgoglioso molto di come sono. Questa è una copertina del cofanetto dell'anno scorso che ha fatto Milo Manara, di cui sono grande amico. Questo è un lavoro di Mimmo Paladino che riprende il Castello delle Tremiti. Questo è il mio amministratore. Vestito da carabiniere, e questo è il primo contratto della mia vita. Ma la cosa divertente è che firmò mia madre perché ero minorenne. Senti, ma avrei superato i 50 anni, però hai fatto. Ho 65 anni. E questo portare l'orecchino? Lo porto da 40 anni. No, ho la sindrome dell'albero di Natale, allora proprio ho abbellimenti. Collo, per vedere. Cose che mi regalano, eh. Questa viene da Eboli, non città. Da Eboli, che è un grande turchesista napoletano, detto il professore. Parla tutto così, uè, caruccio, tengo un regalo per te. Poi qua ci sono dei trofei buffi, perché questo, per esempio, ecco, una cosa di cui vado molto fiero, perché uno dei miei miti è Kay Jarrett. Poi il Presidente della Repubblica che ti ha onorato di che cosa qui? Grande ufficiale. Sì. Questo io e Gino Paoli a Sanremo. Dunque, Sanremo a che età ti è andato la prima volta? Nel 64, per cui avevo 21 anni, ecco. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Poi da lì scontrai Gino Paoli e lì fu proprio la svolta della mia vita, perché lui si appassionò al mio modo di cantare e mi convinse, mi obbligò a fare un disco. Ma tu ti rendi conto che hai fatto forse le più belle canzoni italiane del secolo? Non me ne rendo conto, davvero, proprio non lo dico per fare il finto modesto, però non penso, a parte che non me le ricordo, sì, non ho la sensazione, non ho la percezione. Però non t'ho detto. Beh, Caruso, dai. E voglio bene assai. Ma tanto, tanto bene sai.
Una cosa che non dovete mai dimenticare, che fare musica è un regalo del cielo. Quando poi trovi le persone con cui è adatto il tuo fare musica, fare comunicazione, Morandi, Coca Carboni, Samuele Bersani, Stadio, De Gregori, oh, Gesù ne aveva 12 da girare insieme avanti e indietro, parlo degli apostoli. È una cosa normale. E scioglie il sangue dentro da massa. Poi qua c'è una cosa straordinaria, perché vedi nella parte centrale c'è Frida Kahlo, la vedi che è la seconda da sinistra, Trotsky e l'assassino di Trotsky sulla destra. Qua abbiamo Luigi Antani che insieme a Mimmo Paladino è l'artista più vibrante che abbiamo. Qua una foto di Valentino Rossi che mi ha fatto una dedica perché ho scritto una canzone nel film di Manara per lui. Non so se me l'ha fatta perché ho scritto una canzone per lui, ma perché lo pensa. Ma dice: Lucio, sei un eroe. Poi questo è un Iroli, questo è un Kia che mi regalò Kia. Andiamo a vedere il resto di questa tua... Questa è una sala riunioni. Questo che cos'è? Questo si chiama Cudini e il titolo del quadro è UEA a Milano. Questo è Dario Balandini, di Strisci la notizia, che è uno dei pittori migliori che abbiamo in questo momento. È finito il pane dentro il frigo, cosa c'è? Questo è un... è un gesso per un bronzo di Drey, che è 1911-12, uno degli scultori... Ma tu fai anche molta ginnastica? Importante. Faccio molta ginnastica. Palestra, sì. Sì, sì, una palestra. Oh, l'ultimo con tour che ho fatto, il concerto durava 3 ore. Cioè, ci stancava prima la gente, bisogna, ecco, raccontaci anche questo, bisogna allenarsi molto prima, perché certo... No, bisogna avere una certa fisicità. Ti piace ancora fare i concerti, sì. Quando mi piacciono, sì, certe volte mi metterei piuttosto un piede sotto un tram, capito? Però in prevalenza mi piace. Poi la luce scende, mentre il cuore mi va su e giù. Beh, anche questo quadro qui è molto bello, eh? Questo sempre Baroggi, giovane pittore, credo di Pavia. Vi faccio vedere una cosa che sono molto orgoglioso di avere, il mio cinema, perché forse più della musica mi piace il cinema. Bologna è stato un epicentro anche per quello che riguarda il cinema, di Pasolini, Antonioni, Fellini, beh, a 100 km da qua, Bertolucci a Parma, Florestano Vancini a Ferrara, la Cavani, Cupiavati, ecco, nato proprio a Bologna. Non a caso poi è una città della comunicazione da sempre. Faccio vedere il mio trenino, guardate che bello. E tu ti siedi qui e ti vedi dei film. Sì, sono molto legato al cinema, direi quasi più legato al cinema, no, adesso più legato al cinema che alla canzone. Addirittura? Sì. Quindi si può pensare che un giorno farai anche la regia di un film? Sono 30 anni che lo dico. Futura, la canzone Futura la scrissi perché volevo scrivere una sceneggiatura. Bella questa scultura anche. Questo è l'Esposito. Questo è un pittore tedesco che si chiama Schön, molto serio. Sai, uno vede un quadro di una pecora e dice: cos'è, scemo? No, è uno che... Questa è una cosa di cui vado fiero, ma non tanto perché mi stimo. Questo è un mio concerto al Teatro dell'Opera di Vienna, vedi? Staatsoper. Allora, il cast, Patti LaBelle, ogni sera uno. Steve Winwood, uno dei più grandi cantanti della storia. Bill Wyman, Barbara Hendricks, Bob McFerley, Pat Metheny Trio, Al Jarreau, Lucio Dalla a chiusura. Sotto invece quello del concerto a Mosca dice: hanno cantato i suoi pezzi Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Andrea Bocelli, l'autore del capolavoro del XX secolo, Caruso, Lucio Dalla. Qua c'è la Maria Rosa, che è la mia, come potrei dire, il nome tutelare, quella che tiene in ordine tutto. Signora Maria Rosa, buongiorno. Venga a parlare un po' con lei. Ricordati che non è tanto il fatto che ti pago, ma è il fatto che ti voglio bene, quindi parla bene. Certo. Amore mio, ti arrivava con l'estate. Cattivo, è nervoso. È la persona più affettuosa e più buona che io conosca. E lei di cosa si occupa? Allora, come vedo, può tutta vedere... tutta la contabilità, comprese le bollette. No, vorrei capire quanto paga un grande cantante di telefono. Questo è il telefono della casa di Trenti.
57 euro, niente. Allora, insomma, sono 4 anni che non vado. Anzi, è pure troppo. Allora, fai in solita, ma il telefono di qua. No, beh, qua è l'ufficio, Qui 317 euro, anche poco comunque. Liquigas, beh, di scaldamento tanto, perché questa casa è caldissima. Guarda come sono tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stanno sempre attenta al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. La Paola è l'elemento fondamentale, cioè quella che fa le brutte figure per me. Da quanti anni lavora con lui? 22. 22 anni? Beh, vabbè, insomma, una figlia. Ma che è una figlia? Qua c'è un grande presepio napoletano. Quello è un mondino. Ah, fai vedere il mondino. Ah, io ho un mondino qua straordinario, forse il più bello che ha mai fatto, vedi? Questo è il più bello proprio suo, e lì è grandissimo pittore, assolutamente grandissimo. Questo è il cane, che razza è? Billy, è un labrador nero. Billy bello, pisciatone, pisciatone. Questo è Crema, questo è Granè, questo è De Dominicis, quello è Ubuk. Se hai questo ritratto chi te l'ha fatto? Paladino. Che facciamo, andiamo a mangiare? Sì. Sono le 3. Andiamo. È lontano il ristorante, Lucio? 100 metri. E tu hai cantato, mi pare, anche con Pavarotti, vero? Sì, io con Sting e lui abbiamo fatto La donna immobile. Poi lui ha fatto Caruso, ho fatto Caruso con lui, lui l'ha anche inciso. Pavarotti era una delle voci più pure del secolo, ma nello stesso tempo aveva proprio la voglia di essere popolare. Lui era un uomo straordinario. Canzone, cercala se può. Hola amigo, come va? Ciao. Certo, questa città è meravigliosa, eh? Noi non siamo ancora... Te l'ho detto che lì è sepolto Niccolò dell'Arca. Poi ti vorrei portare in chiesa, perché ho letto delle tue dichiarazioni. Insomma, allora tu sei un gran cattolico alla fine. No, non sono un gran cattolico, perché è una limitazione, sono un credente. Sei un credente. Sì, certo. Sì, assolutamente. E ringrazio il cielo di darmi la possibilità di credere. Mentre tutti hanno sempre pensato che tu fossi un ateo, marxista, eccetera, eccetera. Cioè, cos'è stata quella cosa che ho letto? Ma no, ma lì è stato un delirio mediatico. Mi telefonò uno che è un giornalista di un sito del Vaticano. E mi chiese ragione di una canzone che c'è nell'ultimo disco, anche nel DVD, che si chiama Henry. Allora io dissi, io sono, a parte che la canzone è interessante, stimolante, sono un cristiano, sono credente. Allora mi chiese, come fa a essere un credente marxista? Dico, no, io non sono mai stato un marxista, ma sono credente. Cosa deve fare un artista che crede? Io dico, io posso dirle quello che faccio io. Credo nel lavoro, soprattutto credo che sia un modo per stare vicino alla gente, per socializzare. Ma tu preghi allora? Prego, prego, innanzitutto per me, perché è piacevole pregare. Non dico le orazioni, parlo. E questo è il nostro ristorante? Sì, cioè io da piccolo, da ragazzo venivo qua. 40 anni fa, 45 anni fa. Beh, vabbè, guarda che ristorante. Però veniva Miles Davis qua, Kay Jarrett, Avati sempre, Dario Fo. L'anno scorso sera, pensa, Cimino. Non è colpa mia, è colpa della Rai, abbiamo fatto far tardi. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. La verza, se non la provi non l'impari, è la verza di Cesare.
Senti, Lucio, volevo chiederti una cosa, ma tu ti innamori anche? Io credo che non farei mai, soprattutto testi, non li scriverei mai se non fossi in qualche modo affascinato di raccontare cose che vedo, o che sento, o che presumo. Cioè, tu credi allo strazio dell'amore? No, no, non l'ho mai visto proprio neanche da ragazzo come un elemento straziante. Cioè, per te è stato sempre gioioso? Sì, sempre gioioso come la vita, del resto. Fonte di ispirazione anche, innamoramento. Fonte di ispirazione, sì. Come molti degli atteggiamenti di una società che comunque condivido. Con i remori sei anche geloso, possessivo oppure... Non conosco la gelosia, proprio mai, ma quasi mai. Walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Tu hai scritto anche delle colonne sonore per qualche film? Sì, feci una colonna che vinse il Bave di Donatello con... Il frullo del passero, che è un film bello con Philippe Noiret. Ho fatto una lunghissima colonna sonora con la Loren per un film americano, Mamma Lucia, l'ultimo film di Salem, ma ne ho fatti tantissimi. Quindi hai conosciuto anche Sofia Loren? Bene, sì. L'ho vista due anni fa, la prima del Maggio Fiorentino, che andai a vedere la Tosca, era invitata, e ci incontrammo e lei mi disse quando sei bello. Poi resosi conto che la cosa in qualche modo poteva essere discutibile, ma quando sei bravo. Vedi, ti amano molti ragazzi perché tu riesci a fare delle canzoni sempre attuali. Ti faccio un esempio, questi due che sono passati, che hanno guardato, che lei si è fermata, mi viene immediatamente a immaginare dove voltano, se a destra o se a sinistra, cosa fanno dopo, che numero del tram prendono. Al bar cosa bevono, quando si baciano e si salutano, se le piange, se lui la tradisce. E le canzoni nascono così, non le canzoni, le storie, capito? Tu hai invidia per altri cantanti? Ma nemmeno per sogno. Non ho mai, io quando vedo, quando sento una cosa fatta bene, mi viene un gusto come se l'avessi fatta bene. Anzi, do molto più scrupolo e attenzione alle cose degli altri che alle mie. Io non ho un disco mio a casa mia, non ce l'ho proprio. Il fatto di essere unico ti fa riflettere, ti dà, ci pensi ogni tanto. Cioè, tu ti senti un mito o no? Ma tanto. Ma tu sei un mito, ma no, ogni tanto. Mi fa molto ridere, onestamente. No? Mi piace stare insieme alla gente, mi piace che la gente mi riconosca. Filmo con la popolarità, ecco. No, mi piace perché è un accesso proprio nella socializzazione. Non ho mai rifiutato un autografo in vita mia. Posso fare una firma ad occhi chiusi, anche senza testa, proprio ormai sono tanti. Però mi piace il meccanismo assolutamente non autentico per il quale la gente viene, mi fa l'autografo. So che è un gioco, so che non ci credono loro, non ci credo nemmeno io, però... Vado punto e a capo così, spegnerò le luci e da qui sparirai pochi attimi. Anche perché l'autografo cos'è? È una maniera solo di avvicinarti. Ma sì, è una scusa, certo. Io l'unico autografo che ho chiesto in vita mia è stato Pascutti, alla sinistra del Bologna, e avevo 14 anni. Quello era un mito. E questa è Piazza Grande. Sei nell'anima. Questa è virtualmente Piazza Grande, quella Piazza Grande vera è a Modena, però si chiama Piazza Maggiore. Una volta era piena di gente che parlava, era molto più animata, era quasi proprio una specie di polmone della città di Bologna, un cuore. Era vissuto dal popolo, adesso molto meno, perché sono cambiati i tempi. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no, a modo mio. Avrei bisogno di carezze anch'io. Qual è la Piazza Grande che ti ha ispirato? Questa allora? Questa, sì, questa. Sì.
da quella che doveva essere un'intervista a te, ci stai facendo da cicerone nella città di Bologna. Però, devo dire, io mi sento legato alla città e in qualche modo la città credo che sia rappresentata dai anche suoi cittadini. Sì, certo, infatti. Ecco, questo è un capolavoro di Amico Aspertini, pittore, però in questo caso basso rilievo, straordinario, guarda la mobilità, la cosa straordinaria, e quelle sono le forme di Jacopo della Quercia. Queste qua, là. Ma allora, sopra è romanico, credo, no? No, sopra è non finito. No, però non è stato finito, sarebbe stato tutto così, ma finirono i soldi, poi c'era questa grande chiesa che non doveva essere così grande. Ma sai che è bellissima proprio che non è finita, perché c'è questa certo. parte di sotto. È informale. Sì, molte certo. cose vengono... È come la Pietà Rondanini. Ma guarda, è una cosa straordinaria. Ma adesso sono bellissime queste cose di Jacopo della Quercia che sono straordinarie, vedi, queste formelle qua. Sì. Da notare che lì sopra ci stava la statua fatta da Michelangelo di Giulio II. Quando i bolognesi si ribellarono al Vaticano... Sarebbe quella lì. Esatto. Fusero la statua per fare un cannone che chiamarono la Giulia. Allora Giulio II, che era un papa con le contropalle, si arrabbiò moltissimo e venne qua. Con le armate qua. Si arrabbiò, si dice, più per il gesto, la profanazione di aver fuso un lavoro di Michelangelo che il fatto di averlo chiamato la Giulia, che non c'entrava niente. Invece quella Madonna là, che sembra un affresco, è uno dei capolavori di Niccolò dell'Arca. E questo è il Palazzo del Comune? Allora. Questo è il Palazzo del Comune, sì. E la scultura lì è un papa? Non mi ricordo, credo che sia Urbano VII, non mi ricordo. In realtà lì però c'era Giulio II. Che era un'opera giovanile di Michelangelo. Ciao, che razza è? Che bellissimo, ciao! 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 Ciao, ciao, ciao! Ciao, 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 ciao! Ciao, che bello, è bellissimo! Ciao! Noi dovremmo parlare anche col digitale terrestre, ma vogliamo fare un... No, dobbiamo finire finché c'è la luce. Salve, ciao ragazzi, ciao. Questo è bellissimo. Questo è il Palazzo del Comune, no? Sì, questo è il Palazzo del Comune. Questo è pomodoro. È uno strano pomodoro questo, perché... Non è tondo. Molto curioso. È particolarmente bello, sì. Ever close your eyes, ever stop and listen, ever feel Questa è Piazza Galvani, questo è il monumento di Galvani, che trovo l'energia, diciamo, elettrica nella rana, vedi che c'è la rana sopra. E questa è l'abside di San Petronio, straordinario, con una bellissima bifora là. E San Petronio è una chiesa non proprietà della chiesa, è proprietà del comune. Questo è l'ingresso principale? No, questo è l'abside, l'ingresso secondario, e davanti ci sono delle meraviglie. C'è un bassorilievo di Amico Aspertini, che è il pittore, secondo me, importante almeno quanto Raffaello nel Cinquecento. Grandissimo artista, anomalo, patologico. E poi dopo c'è Jacopo della Quercia, e poi dentro c'è Guido Reni, c'è Parmigianino. Ecco, questo è il Palazzo dell'Archiginnasio, straordinario. Ah, andiamo a vedere. Ma dai, tu sei del collegio? Sì, del collegio Treviso. Eravamo insieme, no? No, ma tu sei venuto a cantare una volta e io ero in collegio. Ah, ma tu sei più giovane di me. Qualche anno. Di che anno? 60 sei? Anni, 59. Oh, salutami Treviso. Andiamo pizzini, ciao. Ciao. Chiedi sempre... Che tenerezza. Chiedi sempre l'età a tutti, perché... No, no, per vedere come sono messi, francamente. Grande affetto. Anche per... Senti che bravo. Anche perché... Ti fa paura la vecchiaia, di la verità. Ma sei matto? Come mi fa paura una cosa così tenera? Ma chi si prenderà cura di te? Io? Non hai parenti? No, se Dio vuole. Non hai nipoti? No, se Dio vuole. Non hai nessuno? Sono veramente un bel cagnolino. Intanto chi erediterà tutti la tua fortuna, perché avrai una È un fortuna. Problema che non mi pongo io, ma quelli che devono ereditare. Vedi, qua ci sono gli stemmi dei professori delle famiglie nobili, e qua c'è una biblioteca importantissima, e poi soprattutto c'è l'aula di anatomia. Famosissima, dove non si può andare.
per me la città dei Caracci. I Caracci hanno fatto i borghi dei mercati, i negozi di macellaio, dei negozi di pesca. E questo è il Portico Glorioso, che è stato nei primi anni 50 lo struscio dei bolognesi, poi non lo è più, per fortuna. Qua Pascoli, Carducci conversavano, vedevi i grandi poeti bolognesi, italiani, andare su e giù quando pioveva, diventava una stanza che conteneva anche le discussioni e i momenti di poesia. Qua sulla destra c'è la libreria Nanni, era la libreria di Pasolini, di Roversi, di Volponi. Ecco, una cosa che bisognerebbe valutare è la bellezza di questa affiancata di San Petronio. E le vetrate viste dall'interno sono straordinarie, perché sono fatte dal più grande, uno dei più grandi geni della vetrata, che è un tedesco frate che si chiama Tobia da Ulma. Bella anche questa galleria. Vedi, questa è la galleria del Portico della Morte, la libreria Nanni è quella famosa. Quello è il palazzo di Renzo, dove fu confinato Renzo in ostaggio ai bolognesi quando Federico II perse la battaglia contro i comuni a Bologna, a Parma, battaglia di Fossalta. Beh, città ricca, piena di gioiellerie. Di... È molto ricca Bologna, sempre stata una città sviluppata nell'economia. Anche Modaiola, e questa è la Chiesa della Vita, e andiamo a vedere Niccolò d'Arca, che è una delle più grandi sculture del Rinascimento. Secondo me è a livello proprio di... Michelangelo è venuto ventenne a fare i lavori a San Domenico e si ispirava a Niccolò d'Arca. Chissà. Non dirmi che è chiuso, no. Aperto, si è aperto. C'è una cosa che faccio fatica a capire, un fenomeno dell'ateismo. Una cosa che distingue l'uomo dall'uomo è credere nella vita, nelle cose. È un sintomo di vitalità, cioè vuol dire proprio c'hai un muscolo, che è quello del credere, che funziona. Voglio dire, credere in Dio è una cosa, cioè è credere, ma credere è appunto in tante altre cose. Credere nell'impegno, credere nel far bene una bottiglia, ammesso che sia ancora fatta a mano. E in cambio le solite vetrine. Sì. Comunque è bello questo periodo, perché ci sono queste contraddizioni incredibili, infatti, no? Ma anche a me piace. Io così, non ho grandi rimpianti, in qualche modo mi piace vivere in questa epoca. Beh, poi è anche bello essere testimoni di tutto questo che sta succedendo. Certo. Assolutamente. Voglio dire, se poi uno c'ha anche la fortuna di raccontarlo, sì, in qualche modo ancora più stimolante. Solari, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare. Non c'ho niente, guarda, neanche il portafoglio. Sto facendo la prossima volta te li lascio. Giuro sui miei jeans, ai quali tengo. Ai quali tengo!